e benvenuti alla 25esima edizione del Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. 25 anni in prima pagina, 25 anni di grandi nomi del giornalismo italiano ed internazionale su un palcoscenico che fa notizie. Anzi, questa sera, per dirla proprio in termini giornalistici, potremmo dire lanciamo un'edizione straordinaria di questo premio che ha conquistato davvero un'importanza e una risonanza ormai europee, proprio per i nomi, per i grandi nomi che qui si sono avvicendati. Un palcoscenico che, come vedete, questa sera torna ad essere quello di 25 anni fa. Siamo di nuovo a Ischia Ponte, questa è Piazza delle Alghe, e alle nostre spalle c'è veramente una cartolina che più bella non si potrebbe, uno specchio d'acqua ai piedi del castello aragonese, ed è una meravigliosa nottata ischitana. 25 anni di un premio che è anche un po' la nostra memoria storica, perché su questo palcoscenico di anno in anno si è anche parlato di tutte le notizie, di tutti gli avvenimenti che hanno fatto la nostra cronaca e la nostra storia. E di qui noi questa sera cercheremo anche di guardare al futuro, di pensare un po' a cosa sarà proprio il giornalismo, cosa sarà la cronaca, cosa sarà questo difficile e importante mestiere negli anni futuri, dove ci porterà. Allora, tante categorie da premiare, ma cominciamo da quella che è un po' il classico dei classici, perché la carta stampata è la categoria che è un po', diciamo, madre di tutta la stampa, anche se poi premieremo, ci saranno premi speciali, giovani penne, la televisione, la radio. E cominciamo con il primo premio. Direttore dello storico quotidiano torinese, ha saputo trasformare l'ultracentenaria signora della carta stampata italiana in una moderna e competitiva testata europea. Giornalista dell'anno per la carta stampata, Marcello Sorgi, direttore della Stampa di Torino. Buonasera, che verrà premiato dal presidente della Giunta regionale della Campania, Antonio Bassolino. E buonasera anche a lei, Presidente. Allora, intanto consegniamo il premio, il primo atto ufficiale di questa serata. Piacere, complimenti. Grazie, grazie molto. Allora, col direttore, ecco, abbiamo parlato di una vecchia signora della stampa italiana, perché parliamo del 1867, no? Quando fu fondato il giornale, quindi c'è una lunga storia alle spalle. Una storia fatta di tanta professionalità, ma diciamo una cosa, mi permette un piccolo bisticcio di parole. Certo. Quello che si legge sul giornale, lei potrebbe sempre sostenere che sia proprio vero su bianco? Abbastanza, non tutto, certo. Ma in buona parte sì. Ma anche perché il giornale si fa tutti i giorni, quindi si cerca di controllare il più possibile quello che si pubblica, però un margine d'errore dovete consentircelo. Ecco, e il giornale lo fa più il direttore o più l'editore? Ma io trovo il giornale, importanti. Il giornale lo fanno i giornalisti, e i giornalisti lo fanno con il direttore, insomma, i giornalisti e il direttore lavorano bene se hanno un editore che li lascia lavorare bene. Nel mio caso io sono stato molto fortunato perché ho avuto come editore l'avvocato e poi ho avuto dopo l'avvocato il fratello Umberto Agnelli, e sono stati due editori che mi hanno assicurato il massimo di libertà, insomma. Perché ci permette di ricordare anche due persone straordinarie della nostra storia. E poi c'è quest'idea che l'editore stia sempre lì a guardare quello che fa il direttore, quello che fanno i giornalisti, mentre magari può capitare, a me è successo con tutti e due, che una mattina ti telefonino per dire: guardi che il giornale non lo vedo brillante in questo periodo, no? Che si accorgano che sei stanco, perché il nostro è un mestiere faticoso e alle volte sei stanco, quindi alle volte non sei in grado di impegnarti come... E allora l'editore attento, sensibile, si accorge se il giornale perde smalto. Insomma, la preoccupazione principale dell'editore non sempre è quella di dire: oh, stiamo attenti. Cioè, un editore che tiene il suo giornale vuole un giornale che sappia essere vivace, pepato. Che possa creare anche un po' di polemica qualche volta. Sì, poi che sia dalla parte dei lettori, che sia riconosciuto dai lettori come il loro giornale. Ecco, sì. Che cosa le fa dare un bollino di qualità, il bollino di qualità a un giornale? Cioè dire: questo è affidabile, secondo me. L'autorevolezza che si conquista sul campo. La mia generazione si è formata con il mito del grande giornalismo e soprattutto del grande giornalismo d'inchiesta. E qui in sala abbiamo autorevolissimi rappresentanti di questo grande giornalismo d'inchiesta. E poi è importante, un giornale acquista autorevolezza
Io penso si riesce a tenere distinti bene i fatti dalle opinioni e commenti. Grazie mille, grazie Presidente, grazie Direttore, vogliamo il pesante fardello di questo nome. Grazie. Prego, prego. Allora, guardando nelle pieghe della storia, e in questo caso nelle pieghe della storia della canzone, e proprio con la complicità qui di Ischia, quindi siamo nel Golfo, no? Incontriamo un personaggio che nasce nel mondo del giornalismo, perché lui scriveva, iniziò la propria carriera proprio scrivendo sulla terza pagina del Corriere del Mattino a Napoli, e si occupava di cronaca, no? di fatti quotidiani. Forse proprio da questo ambiente trasse la sua ispirazione per poi scrivere le sue strafamosissime canzoni. Infatti stiamo parlando di Salvatore Di Giacomo. E di questo poeta della canzone, che scomparve proprio 70 anni fa, nel 1934, ecco, ci sono dei piccoli affreschi, ci sono delle piccole cose che per noi sono un quadro. Per esempio c'è uno che dice e diceva: «Core, core, core mio, lontano vai, tu me lasse e i conte l'ore, chissà quando tornerai». E questo è, e lo riviviamo adesso con un carissimo amico, questo era De Maggio, una grande poesia nell'interpretazione di Renzo Arbore. Era De Maggio, te cadea nanzina, a schiocca, lì c'era se rossa. Fresca era l'aria e tutta la giardina, a durata rosa, cento passi. Era da maggio, io no, non me ne scordo, una canzone cantava a tua voce. Che il tempo passa e che io me ne ricordo, fresca era l'aria e la canzone dolce. Grazie.
Renzo Arcore e l'Orchestra Italiana. Grazie tante, grazie tante. Di questa è una rentrée praticamente. Sì, è una rentrée dell'Orchestra Italiana. Io però sono abituato ad avere la dama al mio fianco. Un ex conduttore qua. Televisivo, quindi l'ospite. Va bene. Sono abituato così. È una rentrée dell'Orchestra Italiana, proprio a Ischia noi ci laureammo. 10 anni fa. Prendemmo il diploma a New York. Poi a Ischia, un bellissimo concerto 10 anni fa qua alla Sant'Angelo di Ischia, facevamo un successo straordinario e questa canzone ci è rimasta nel cuore. Allora, visto che tu sei con noi e poi Renzo resta, perché questa veramente sarà anche la festa e l'omaggio di tanti artisti al giornalismo italiano. Allora, insieme ai tuoi auguri che già ci hai portato, adesso arrivano gli auguri di un direttore. Avremo una sfilata di direttori che fanno gli auguri al Premio Ischia, cominciando dal TG5. Guardate. Buonasera, un saluto dallo studio del TG5 a quello che è diventato il premio giornalistico italiano per definizione, il Premio Ischia. Un saluto e un complimento, perché non era facile nella giungla dei grandi e piccoli premi riuscire ad avere una meritata visibilità ottenuta, per la verità, soprattutto a suon di presenze. Posso dire, nel mio piccolo, anch'io di aver avuto il Premio Ischia. Nella mia annata c'era niente meno che Walter Cronkite, che è considerato, e non a torto, il più grande tra coloro che hanno fatto i giornalisti dal piccolo schermo, e non solo, forse. Il merito è soprattutto di chi ha voluto questo premio e di chi conosce così bene la televisione come Biagio Agnes, ma non solo la televisione anche qui. Se uno scorre, come avrete sicuramente già fatto, la lista dei premiati, dei grandi premiati, e non soltanto i grandi vecchi, per la verità, tra mille virgolette, si accorge che c'è tutto il grande giornalismo italiano. Non solo, ma tutto il grande sicuramente c'è. E questo è un merito che solo pochi grandi premi in Italia possono annoverare. Lunga vita al Premio Ischia. Beh, una bellissima dichiarazione di affetto da parte di un direttore famoso sulla cresta dell'onda. Allora rimaniamo proprio in ambito televisivo e premiamo la categoria della televisione con un professionista di cui adesso vi leggo la motivazione del premio. Professionista dallo stile diretto e puntuale, è diventato la bandiera del giornalismo d'inchiesta, conquistandosi un ruolo credibile e autorevole nel panorama della stampa televisiva italiana. Quindi, giornalista dell'anno per la televisione Premio Ischia 2004 è Piero Marrazzo, Mi manda a Rai 3, che sarà premiato da Carlo Fornaro, direttore delle comunicazioni e relazioni esterne di Vodafone. Buonasera, Piero. Buonasera. Allora, consegna del premio a Piero Marrazzo. Grazie. Uno dei volti più popolari e amati della televisione. Grazie, direttore. Dicevo uno dei volti più popolari e amati perché con Piero Marrazzo è arrivato a quanti anni di Mi manda a Rai 3? A settembre partirà l'ottava edizione. Mamma mia, hai eguagliato o sei superato quasi... anche il mitico Antonio Lubrano. Quindi mi dicevano, è dura l'eredità, adesso sono diventato più vecchio di Antonio. Mamma mia, quanto sei vecchio. No, dicevo, con una trasmissione di questo genere si è sempre dalla parte della gente, no? Quindi c'è un giornalismo che forse è ancora di più in prima linea. Ma guarda, io credo che sia giusto dedicarlo a quei 200.000 italiani, e il dato è vero, che scrivono a Mi manda Rai 3 ogni stagione televisiva. Io faccio il mio lavoro, sono un giornalista, anzi sono un giornalista fortunato, perché le fonti arrivano in trasmissione. E quindi quest'anno, per esempio, ci siamo accorti che i farmaci in fascia C erano aumentati perché c'erano scritto in italiano e abbiamo denunciato prima ancora che poi l'altra stampa, la stampa arrivasse. E ogni tanto c'è qualche prezzo da pagare per il fatto di fare delle battaglie così qualche volta, insomma... No, guarda, io sono figlio di un giornalista che aveva pagato davvero nella lotta alla mafia e alla camorra e andava con una condanna a morte. E credo, lasciatemi dire una cosa, io sono veramente emozionato questa sera, mi ha lanciato Enrico Mentana, è stato il mio vice direttore. Io sono 20 anni... che faccio questo mestiere e in Rai sono arrivato e il direttore generale che mi ha voluto si chiamava Biagio Agnes, il presidente Sergio Zavoli e sono qui. Ma è qui anche il direttore del TG2 Ghirelli. Vedete, io credo una cosa, ve la devo dire sinceramente, per un giornalista
gli esami non finiscono mai, li fai all'inizio quando sei praticante. Ecco, aver ricevuto oggi uno dei premi più importanti del giornalismo, quando qui ci sono i giornalisti più importanti, da Zavoli, Ghirelli, Mario Pirani e tant'altri, beh, questo forse per me è il vero diploma, il premio Ischia, quindi io vi ringrazio davvero. Grazie Piero, grazie e complimenti. Allora, continuiamo con gli auguri al premio Ischia e adesso andiamo ad ascoltare il messaggio che ci ha mandato il TG4. Vorrei dire che forse questo premio, il premio Ischia, non ha più età. Perché? Perché i protagonisti e i ricordi vivono una storia, lasciatemi dire, senza tempo, perché si raccontano avvenimenti che il mondo ha vissuto con le sue luci, certamente, e le sue ombre. Restituisce, laddove qualche volta è stata mortificata, dignità alla nostra professione. Merito dunque a chi ha avuto coraggio ed affetto per portarla a questo non facile traguardo. Merito perché nell'album d'oro, che è il palcoscenico della vita, sono iscritti nomi prestigiosi, non importa se più o meno legati alla notorietà del grande pubblico. I 25 anni che il premio Ischia festeggia sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica non sono un traguardo, ma io credo che sia soltanto un tratto del percorso che ritengo ancora lungo e altrettanto prestigioso. In bocca al lupo. Grazie, grazie anche ad Emilio Fede per questi auguri. Ecco, allora, rimaniamo sempre in ambito televisivo per dire che quest'anno abbiamo festeggiato, stiamo ancora festeggiando i 50 anni della televisione e da quel 1954 la televisione ha dato spazio a tantissima informazione, anzi a cominciare proprio la storia della televisione furono i giornalisti. Allora adesso vorrei che proprio uno dei giornalisti che questa storia l'hanno scritta, televisione, radio, carta stampata, il dottor Zavoli, Sergio Zavoli qui con noi al premio Ischia, vorrei che mi raggiungesse. Sì. Prego, prego, venga. Proprio per parlare di una sezione che adesso andiamo a presentare, che è quella 50 anni della televisione, un premio speciale per il quale ci vuole la sua presenza, anche perché questa persona che noi premieremo, lei l'ha vista, l'ha conosciuta, insomma avete vissuto insieme, fatto insieme un tratto di strada. Allora intanto, dicevo che lei ha vissuto tanti aspetti di questo giornalismo televisivo che è andato cambiando, insomma, raccontavano episodi di sua pignoleria che fecero addirittura arrabbiare il direttore Agnes perché lei stava ancora lì e la prima volta che ci fu l'uso del satellite, la possibilità di fare un collegamento satellitare, lei stava allora ancora lì a controllare i fotogrammi mentre si doveva andare in onda, insomma pare che il dottor Agnes entrò proprio come una furia e le disse non ti preoccupare perché poi questo pezzo farà piangere gli italiani. Dicono le cronache che questo fu l'episodio. Però questo per dire, insomma, in questa corsa... Questo per dire del carattere di Biagio Agnes. Ah, questo per dire del suo carattere, certo, e della sua pazienza anche. Sì, no, della mia amicizia. Della sua amicizia. In questa corsa alla notizia, allora, che diventa sempre più frenetica di questi tempi, ecco, che cosa farà la differenza? Noi stiamo assistendo a un fenomeno che non è solo italiano, d'altronde, è prodotto dalla televisione in particolare, ed è la velocizzazione degli eventi, no? Che è il frutto della velocità stessa con cui la televisione, è tutti i giorni, in ogni momento, si direbbe ogni minuto, interviene sui fatti. Questo però, sì, certo, è un merito della tecnologia, diciamo. In realtà poi la gente vuole anche... e qualcosa di più, cioè questo io credo che dovrà essere il secolo del senso, del significato. Non basterà avere soltanto delle notizie, ma la gente credo che vorrà capire che cosa c'è dietro la notizia. E speriamo che ci sia lo spazio per approfondire e capire soprattutto quello che sta succedendo. Io approfitto della sua presenza proprio per consegnare questo premio. Un premio che va, leggo la motivazione, ad una persona molto amata da tutto il pubblico italiano. Il suo nome ed il suo volto sono legati indissolubilmente alla storia della nostra televisione. La sua voce ci ha introdotto tra le pieghe e tra le righe del costume italiano che ha conquistato il mondo. E quindi il premio speciale 50 anni di TV va a Bianca Maria Piccinino, il primo volto femminile del TG nazionale. Benvenuta signora. Presidente. Che emozione! Grazie, tesoro. Siamo ancora qua. Allora, venite qui al centro, così questo incontro. Intanto no, consegna del premio e facciamo... Grazie. Eccolo qua. Ok.
Che bello! Consegnato adesso dalla nostra carissima mamma, ma è da parte naturalmente del presidente, grazie, presidente, che glielo consegnava. Devo dare, no, no, lo tiene lei. E allora, insieme ricordiamo un po' di passaggi di questa carriera straordinaria, no? Una carriera che è iniziata quasi con l'inizio della televisione. Quando era sperimentale a Milano nel 1953 e il presidente ancora no. No, non c'era. Lei era una giovane laureata in biologia e si presentò lì per fare dei programmi. Abbiamo delle foto che riguardano proprio la sua carriera e vogliamo punteggiare un po' questo percorso. Ecco, proprio gli inizi mamma quando mia. Questa ragazza, voglio dire, volenterosa e ben preparata, fece, per raccontare com'era diversa, insomma, la società di allora, fece per esempio una telecronaca in Eurovisione dall'AIA, no? Con la regina d'Olanda che credo aprisse la fiera campionaria. Ed era direttore il Vittorio Veltroni, certo, direttore fu chiamata, del telegiornale sperimentale. Certo, fu chiamata a fare questa sua telecronaca che andò benissimo, ma fu considerata uno scandalo avere su una telecronaca, diciamo, seria, tra virgolette, una voce femminile. Assolutamente, non esisteva. No? Non esisteva. Neanche l'idea. Andiamo avanti, qui c'è Pippo Baudo. Che cosa ha a che fare lei con Pippo Baudo? Dunque, io a un certo momento feci la TV degli emigranti e Pippo Baudo venne lì a cominciare il suo lavoro televisivo in quella trasmissione e mi aiutava a fare la corrispondenza degli emigranti. Quindi, eccetera. Ecco, e lei è l'unica persona di cui Baudo non può dire l'ho creata io, perché no. È stato semmai lei a creare Pippo Baudo. Beh, ecco, non proprio crearlo, ma insomma, andiamo ospitarlo. Ma insomma, ospitarlo. Andiamo avanti, vediamo. Ecco, questo invece è un po' più avanti. Qui è il primo telegiornale che noi facemmo al pomeriggio, quando il direttore Fabiano Fabiani decise che dovevano andare in onda i giornalisti a dirlo, il telegiornale, mentre prima lo dicevano gli speaker. Poi da lì tutta la carriera che voi conoscete, perché... Sì, perché sono poi, essendo la sola donna per tanti anni, fui dirottata dalla scienza sulla moda, di cui non sapevo niente. Certo. E che mi inventai anche lì. Diventando, e poi la moda italiana diventava molto importante, si viaggiava, eccetera, eccetera. E poi ha visto, insomma, che carriera, presidente? La conosco bene. La conosco bene, lo so. E allora? La RAI mi ha regalato 40 anni di vita meravigliosa e le sono molto grata, veramente. Noi vorremmo proprio per ringraziarla di quanto lei ci ha saputo raccontare con tanto garbo e con tanta intelligenza questi anni, offrirle un piccolo omaggio floreale. Oh, mamma mia! Ho comprato stasera... E il tuo cuore lo sa, cosa voglio da te. Come fa? Oddio! È Massimo Ranieri che porta l'omaggio floreale a Bianca Maria Piccinino. Grazie. Allora, grazie Massimo. Grazie alla signora Piccinino, complimenti. Grazie al presidente, che io incontrerò più avanti perché c'è qualche cosa che ci aspetta. Ecco, volete accomodarvi? Mentre io mi prendo Massimo, ecco, mentre loro si salutano e si abbracciano, ovviamente come colleghi da tanto tempo insieme. Ecco, allora Massimo, adesso che ci hai fatto questa piccola sorpresa con l'omaggio floreale, ecco, non è che te ne puoi andare? No, dimmi te, che devo fare? No, rimango? Dire, siccome rimango. Si è fatta anche una certa ora, no? Magari ci vogliamo... Sì, io infatti così me l'ero conservata questa cosa solo per me, ma insomma, visto posso, che tu... Posso anch'io? Puoi collaborare, posso assolutamente. Posso collaborare, ma come devo fare? Da buona non napoletana, lei si cimenta in una cosa napoletana molto a cuore a noi. Scusate un attimo, mi raccomando... Sì. Vai, Milly, brava, brava. Latte buoni a cioccolata e dolce, e pure a camomilla bene fa, rinfresca l'orzio, vino fa felice, e solo l'acqua seta fa passare. Ma un milione di gente, e Napoli come me, non vanno a sapere niente, e campano con caffè. Nasce
discoteca, dice un guengue, non poche caffè. E l'inglese si scorda tutte, si vena a sapere, espresse carea. Che bello caffè, sulla Napoli s'anna fa. E a così si è spiegato perché capa tutta giornata. Una tazza buonata, saccata, si scappa, se beve un caffè. Per bevere un caffè se trova scusa, io l'offro a nata e nata l'offro a me. Nessuno dice no perché è un'offesa, so già sei tazze e sono appena tre. Ma mentre faccio punta, un'amica mi chiama qui e aspetto un momento per bimmi un caffè. Che bello caffè, sulla mia prossima anno fa, e nessuno si spiega perché. Fino al 31 luglio, Lancia Ypsilon con 10.000 euro di finanziamento a tasso zero in 42 mesi. È un regalo. Regalatela. Ti piace vincere facile? Prova il nuovo Gratta e Vinci. Con un 2-3 basta un euro per vincerne fino a 5.000. Gratta e Vinci. Vinci spesso, vinci adesso. Per labbra inondate di diamanti liquidi, tuffati. Watershine Liquid Diamonds da Maybelline New York. Rossetto liquido, brillante come diamanti. Scintilla. Provalo. Rossetto Liquid Diamonds da Maybelline New York. Dopo i 50 anni, per essere al 100% Multicentrum Select. Tutte le vitamine, i minerali, gli antiossidanti contro i radicali liberi per combattere l'invecchiamento. Dopo i 50 anni, Multicentrum Select. L'integratore completo, dalla A allo zinco, anche effervescente. Signor Presidente, tutti vorrebbero copiare i prodotti Grissinbon. La fragranza delle fette biscottate, il sapore di pane dei fornarelli, il gusto dei gongoli, ma non è possibile! Tutta la linea dei prodotti Grissinbon è esclusiva e la ricetta dei fagolosi inimitabile. Una mela. È una bontà. Silenzio! Ora che avete sgranocchiato le prove, sfornate il verdetto! Inimitabili! Grissinbon. Mangiare con gusto. Meriva 1400 90 cavalli. Muoviti come non mai. E oggi nuova Meriva 1400 da 13.200 euro. Puoi già prenotarla dai concessionari Opel. Bel tè, più buono non ce n'è. In acqua minerale vera. Con SMS
SMS Card Più. Puoi inviare 100 SMS e 100 MMS gratis ogni giorno. È l'estate Vodafone. Ed è tutta intorno a te. Certo che l'estate è sempre un invito alla musica. A proposito di invito, visto che vengono tutti, prendi carta e penna e scrivi. Va bene. Allora, le canzoni virgola più belle delle nostre estati, punto esclamativo interrogativo. Aspetta, scusa, tu eri quelli dell'italiano, lasciatemi cantare. Parla, sto a posto tuo. Va bene, allora io presento. No, presento io. Allora io canto. E io ballo. E io suono. E io non ti apro. Sanremo, festa d'estate, sabato alle 20.40 su Rai 1. Adesso torna... Chi torna? Il ragionamento. Anche quando fai il papà. Dati! Riposo! Ma che bel carabiniero! Anche quando fa l'innamorato. Maresciallo Rocca, sputa il rospo. Margherita. Anche quando fa il carabiniere. O se salutiamo così, o se salutiamo così, o se non si salutiamo per niente. Come preferisce, maresciallo. Fa sempre il maresciallo. Sappiamo. Sappiamo che c'è poi, che sappiamo? No, io l'ho saputo adesso. Il maresciallo Rocca. Un gradito ritorno per il pubblico di Rai 1. Se può dire, ma se lo vuoi dire, dillo più piano. Bentornati al Premio Ischia Internazionale di Giornalismo. 25 anni di storia per premiare le più grandi firme del giornalismo internazionale e nazionale, naturalmente. E al premio di quest'anno, in occasione di questo compleanno così speciale, è arrivato un affettuoso messaggio da parte del Capo dello Stato. Scrive Carlo Azeglio Ciampi: con la 25esima edizione il premio Ischia raggiunge un traguardo prestigioso nel promuovere e valorizzare il giornalismo italiano ed internazionale, costantemente testimoniato dall'eccellenza della scelta dei premiati. Lo sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione apre oggi straordinarie possibilità di conoscenza, di servizi, di partecipazione e di arricchimento individuale e collettivo. In questa prospettiva, il premio rappresenta uno stimolo e un contributo per una informazione corretta, strumento di libertà e di confronto, risorsa preziosa per rafforzare nelle istituzioni e nella società una crescita comune di civiltà e di democrazia. L'impegno dei giornalisti over 80, ai quali quest'anno sarà dedicato un premio speciale, rappresenta per i giovani una testimonianza e un esempio di autonomia, di pluralismo e di imparzialità, cui ispirare la loro professionalità. Con questa consapevolezza invio a lei, caro Presidente, agli illustri premiati e a tutti i presenti un saluto cordiale ed un augurio di buon lavoro. Carlo Azeglio Ciampi. Vi dicevo parole affettuose e proprio a seguito di questo saluto vorrei avere qui accanto a me sul palcoscenico il Presidente del Premio, Biagio Agnes. Buonasera Presidente. Allora, un messaggio veramente caldo e affettuoso quello del Presidente della Repubblica. Io credo che il Presidente Ciampi e la signora Franca in questo momento siano davanti al televisore. E allora, signor Presidente, mi consenta di poterla ringraziare per questo magnifico messaggio, che è un insegnamento per noi giornalisti, forse un monito anche per i politici, un auspicio per tutti. È vero, l'avversa circostanza non ha permesso che questo documento venisse firmato con la mano destra. È stata la sinistra a firmarlo, ma è un buon segno. Perché la sinistra, la mano sinistra, signor Presidente, è la mano del cuore. E da queste parti si dice che quando si firma con il cuore si assume anche un impegno. E io mi azzardo a dire, signor Presidente, che il suo impegno è quello di essere presente l'anno 21 qui a Ischia per l'inizio degli altri 25 anni del premio Ischia. Grazie Presidente.
E volevo anche ringraziare il segretario generale Gaetano Gifuni, che poi materialmente ha proprio consegnato nelle sue mani questo telegramma, questo messaggio del nostro presidente della Repubblica. È stato molto cortese, molto molto cortese. Allora, col presidente Agnes facciamo invece un discorso che riguarda una parte di cuore, un pezzettino di cuore di tutti noi, perché il premio Ischia ha avuto il piacere e l'onore di incoronare, ecco, in questi anni alcuni straordinari protagonisti della nostra società e del nostro giornalismo, dicevamo, nazionale ed internazionale. E un gruppo sceltissimo, cinque grandi nomi di questo giornalismo, cinque le chiameremo penne d'argento del nostro giornalismo nazionale, sono qui e proprio a loro noi vogliamo dedicare con un applauso affettuoso un grande benvenuto, perché stiamo per consegnare il premio Ischia alla carriera speciale penne d'argento a Giulio Andreotti, Mario Cervi, Antonio Ghirelli, Igor Mann e Sergio Zavoli. Buonasera Presidente, che piacere averla qua, prego. Buonasera, ci rivediamo. Presidente. Allora, veramente devo dire, un gruppo eccezionale a cui adesso il Presidente Agnes conferirà le penne d'argento, uno per uno, cominciando da Giulio Andreotti. Eccolo qui. Grazie. Mentre noi salutiamo anche Giorgio Bocca, Eugenio Scalfari, Enzo Biagi, Walter Cronkite, Gaetano Feltre e gli altri penne d'argento. Poi il secondo va a Mario Cervi. Grazie. Ad Antonio Ghirelli. Antonio. A Igor Mann. E a Sergio Zavoli. E noi abbiamo anche un videomessaggio, il saluto di un loro collega amatissimo, talmente amato da tutti quanti, che lo chiamano con un diminutivo, si chiama Gaetano, ma lo chiamano tutti, non si sa perché, da sempre, Gaetanino. Il decano, Gaetano Feltre. Anche quest'anno l'occasione del premio Ischia ci dà un modo di poter parlare di una cosa che è molto cara ai nostri ricordi e al cuore di un meridionale come sono io. Il premio Ischia ha rappresentato, per chi l'ha avuto e per chi lo avrà, un traguardo molto, molto festoso, perché è legato a molte cose della nostra infanzia e della nostra vita. Quando lo sapere di poter andare a Ischia era un premio a quello che era l'attesa della gioventù amalfitana, meridionale, italiana. Grazie Gaetano Feltra. Ragazze, volete aiutarmi voi, così possiamo parlare un po' liberamente, ecco. Che bellissime ragazze Fendi. Le nostre, eccole qui, le nostre meravigliose ragazze. Allora, approfitto della loro presenza proprio per scambiare due chiacchiere, che essendo i miei interlocutori così ragguardevoli, non saranno due chiacchiere, ma saranno invece qualche commento autorevole, cominciando proprio da Igor Mann, che Le Monde ha definito uno dei più importanti esperti di fatti, di società, di costume del Medio Oriente. La guerra ha sicuramente sparigliato le carte, insomma, ha molto cambiato la nostra realtà e le nostre prospettive. Come la vede lei questa situazione? Beh, c'è da fare un paragone con quella che fu la rivolta araba negli anni 30 contro gli inglesi. Gli inglesi ci misero 8 anni, ebbero un sacco di perdite e poi si costruì questa fragile monarchia che il partito Baas, il partito socialista arabo, distrusse col colpo di Stato del colonnello Qassem nel 58. Da allora questo paese ha vissuto periodi buoni e periodi amari, e con la guida di un tiranno implacabile ma intelligente, con un suo, diciamo, impianto ideologico che funzionava, sotto la guida di questo spregiudicato tiranno è diventata una potenza medio orientale. Oggi il tiranno non c'è più, i vincitori della facile vittoria militare si trovano alle prese con qualcosa che non avevano immaginato o alla quale non avevano pensato,
conquistare la mente e il cuore della gente. Io auguro agli amici americani di riuscirci. Ci vorranno degli anni, temo. Un giudizio equilibrato e profondo. E passiamo invece dal Medio Oriente e torniamo verso casa nostra, cioè torniamo verso l'Europa col presidente Andreotti. Europa, gioie e dolori di questa Europa. L'Europa politica e, ahimè, anche quella calcistica degli ultimi tempi. Allora, l'Europa politica, siamo diventati 25, diciamo è stato un evento non tanto poi così enfatizzato dalla stampa perché altri eventi drammatici pressavano. Ecco, ma siamo più larghi, siamo più stretti. Cioè, com'è questa situazione di 25 in Europa? Noi dobbiamo partire dall'inizio, quando nessuno credeva alla possibilità di cominciare a mettere assieme Francia e Germania. Siamo poi partiti in sei e man mano la comunità si è allargata. Certamente si allargano anche i problemi, però è una tappa straordinaria. E qualche anno fa pensare che i paesi dell'Est che ci guardavano come dei servi del capitalismo, come bestie del giardino zoologico, invece hanno fatto la coda e sono molto contenti di essere entrati nell'Unione Europea. Questo è un successo che io credo, siccome quando nella politica le cose non vanno bene, tutti si mettono sopra i commenti, quando invece si realizzano, bisogna riconoscere che su questo nel dopoguerra siamo partiti nel senso giusto e stiamo camminando. Ci saranno ancora delle difficoltà, ma del resto forse non è ancora del tutto completata l'unità italiana, insomma, quindi quella europea può darsi che ci impieghi un po' di tempo. Ancora. Però questa Europa qualche dolore invece calcisticamente parlando ce l'ha dato, qualche batosta ce la siamo portata a casa. Sì, probabilmente il rendimento non è proporzionale agli stipendi dei nostri giocatori. Che dire, è un commento lapidario ed efficacissimo. Con Mario Cervi vorrei proprio rimanere sul tema invece sempre dell'Europa, perché quando un giornale, un giornalista, una testata stabilisce un legame di fedeltà e di affidabilità, no, con i suoi lettori, raccoglie anche gli sfoghi proprio del suo pubblico, dei suoi lettori, e spesso io ho letto sfoghi proprio di cittadini che, come confidandosi, no, con un amico, scrivono al giornalista di riferimento del proprio quotidiano per dire: ah, ma questa Europa quanto ci costa, nel senso, ma facciamo fatica ad arrivare a fine mese, la spesa, insomma i problemi dell'euro, che sono stati i problemi di cui tanto si è sentito parlare e di cui tanto i lettori hanno scritto ai vostri giornali. Sì, è proprio così. Intanto volevo fare una piccolissima premessa, ed è questa: siccome ho visto a Feltra, siccome sono premi questi per anzianità che riceviamo, riconoscimenti, no, per anzianità. Per bravura, ecco, ma come? Vorrei, per bravura! Vorrei ricordare un premiato che non c'è, che era il più anziano di tutti e che secondo me, mi scusi il presidente Andreotti, è stato il più grande di tutti, Indro Montanelli. Assolutamente, due premi Ischia a Indro Montanelli. Nell'anno della fondazione, giusto? E poi... Io ho inventato una massima che poi tutti pensano che si riferisca a incarichi politici, quando ho detto che il potere logora chi non ce l'ha. Ho sempre pensato invece a Montanelli, che valeva come potere, cioè per influire sulla pubblica opinione, come 50 ministri messi assieme. Sì. E poi per rispondere brevissimamente alla domanda, i nostri lettori in generale, i lettori del giornale, sono abbastanza euroscettici, devo dire. E a loro si è aggiunta poi una grande quantità di italiani, perché con la faccenda dell'euro e del fatto che le 1.000 lire sono diventate un euro, ossia 2.000 lire, vero o falso che sia, ma questa è la percezione, come si usa a dire, che ha la gente, e quindi li ha fatti piuttosto arrabbiare. Però io credo che l'Europa sia di quelle cose che... alle quali ci si è sposati e poi magari ci si accorge non sono così belle come si sperava che fossero, ma però ormai il matrimonio si è fatto e il divorzio non ci può più essere, io credo. Ecco. No, assolutamente. Con il presidente Zavoli vorrei invece ricordare un altro avvenimento importante di quest'anno, cioè i 25 anni di pontificato di Papa Wojtyła. Un papa viaggiatore e anche un papa mediatico, come è stato definito, no? Intanto mi compiaccio molto che a un laico venga fatta una domanda di questo tipo, e mi pare anche che
sia un segno buono che un laico si disponga, come io mi dispongo, a parlare in termini di grande rispetto, di grande ammirazione, di grande stima per queste creature elette, perché finiscono per avere in mano, voglio dire, lo spirito del mondo, ecco. Io direi che si dovrebbe parlare francamente di tre papi. Il Papa del Concilio, il Papa che ha chiuso, governando i lasciti non sempre facili del Concilio, cioè Paolo VI, poi l'intervallo drammatico di Papa Luciani e l'apparizione, l'irrompere sulla scena di questo Papa straordinario che sulle prime sembrava dover essere una sorta di personaggio messianico, pronto a convertire il mondo a colpi di croce. In realtà abbiamo visto che era una persona ispirata dall'idea che ci si dovesse mettere d'accordo almeno sul fatto che Dio è uno, talché mi pare che una delle cose più belle di questo tempo martoriato possa essere quella riconducibile all'incontro di Assisi, dove proprio Giovanni Paolo II ha detto, non lo posso citare testualmente, ma il senso della sua dichiarazione era questo: io auspico che non possano più esservi cattedre o pulpiti, panche o stuoini, dai quali una preghiera, se autentica, possa pretendere di salire più in alto di qualunque altra. Ecco, in questa visione universale ecumenica mi pare che ci possa essere proprio lo spiraglio della pace. Se io penso che da quando esistono rispettabili convenzioni diplomatiche, il Presidente Andreotti ce lo può confermare, sono stati sottoscritti 6.000 trattati di pace, il che significa che abbiamo combattuto almeno 6.000 guerre. Quindi noi viviamo sopra un'arena sterminata di morti, eppure il nostro tempo continua ad essere segnato proprio dalla guerra. Mentre noi parliamo qui stasera ce ne sono 45 in corso. Ecco, io credo che quella frase di Papa Wojtyla possa essere, come posso dire, diventare l'eco, ammonitore per il domani, perché si possa regolare a proposito del rispetto che l'uomo deve a se stesso, alla sua dignità. Grazie. E nella cronaca tormentata di un anno così difficile, e la domanda è proprio per Antonio Ghirelli, ecco, c'è stato un episodio, cioè un nome, un luogo che rimarrà per sempre scolpito a fuoco nella nostra memoria, Nassiriya. E il carico doloroso che Nassiriya si è portato è stato però anche un'occasione nella quale forse ci siamo quasi meravigliati noi italiani di sentirci tutti quanti fratelli e figli della stessa patria. Abbiamo forse riscoperto una parte di noi stessi che non conoscevamo. Io la ringrazio molto di avermi chiamato a parlare di questo fatto che è stato tragico e magico. La mia generazione ha detestato il nazionalismo e lo sciovinismo e per qualche momento noi non abbiamo nemmeno più sentito la patria, l'amore di patria, l'identificazione, il territorio, la cultura, la storia, la madre. Questi carabinieri caduti a Nassiriya hanno fatto un miracolo ancora più grande del loro eroismo semplice. E voglio sottolineare, erano carabinieri, non erano conquistatori. Erano chiamati a organizzare l'ordine, a insegnare come si tiene l'ordine. Il loro sacrificio ha compiuto questo miracolo. In questa Italia che secondo me è lacerata da risse di basso conio, da una litigiosità meschina che sembra cancellare i migliori ricordi della Prima Repubblica, questi ragazzi che sono morti per noi sono morti per ricordarci che ci sono dei valori più importanti. Non lo diciamo con retorica, lo diciamo con una semplice emozione, come se avessimo perduto tutti noi dei nostri figli. Grazie, il nostro è un ricordo davvero commosso ed emozionato. Allora, Presidente Agnes, una soddisfazione poter schierare in campo una squadra di giornalisti e di personaggi di questo calibro. Si immagini se lei potesse essere direttore di un giornale, Presidente, averli tutti quanti
nel suo giornale. Che redazioni affiderebbe? Lui ci ha avuto, qualcuno di noi ci ha avuto. Qualcuno, ma tutti insieme così? Tutti insieme, prenderli in una redazione. Per esempio, cominciamo col dire, a Igor Mann. Igor Mann, mi sa che gli farei fare la cronaca musicale. Cronaca musicale, sì. A Igor Mann. Sì. Ah, al presidente Andreotti? La cronaca giudiziaria. Questa è la migliore della serata. A Mario Cervi? La capirebbe perfino di piedi. A Mario Cervi, beh, per quello che ha detto stasera, la cronaca rosa. La cronaca rosa. Ad Antonio Ghirelli? Antonio Ghirelli lo manderei al Quirinale a fare la cronaca di... Da Quirinale, il Quirinale lo conosce bene. Sono stato già cacciato una volta dal Quirinale, non può cacciare la E a Sergio Zavoli? Beh, a Sergio Zavoli stasera non può non essere vaticanista. Vaticanista? No, però scusi, un momento, no, non applaudite. Ha dimenticato invece una redazione importantissima, è la politica. E quella la fa il direttore. Ah, vabbè, allora. Complimenti bravo, ai nostri... Bravo trapattoni, vero? Complimenti ai nostri premi delle penne d'argento per il premio Ischia 2004. Grazie a tutti voi e grazie al presidente Agnes. Allora, a proposito di questo bel momento, insomma, un momento in cui abbiamo ascoltato pareri autorevoli, abbiamo visto schierata in campo una squadra davvero speciale. Io vorrei chiedere a un altro direttore, questa è la serata dei direttori, ne abbiamo proprio in gran quantità, che è proprio seduto lì, a Paolo Gambescia, vorrei chiedere, ecco, vista questo schieramento, vista questa squadra, lei che titolo di fondo dedicherebbe alla serata e a questo premio in particolare per le penne d'argento? Il nostro esempio. Loro sono il nostro esempio. Il problema è che spesso non siamo all'altezza. Il problema è che noi, più giovani, li guardiamo con ammirazione, cerchiamo di imitarne l'esempio che ci hanno lasciato nel senso professionale, perché non fanno più spesso la professione attiva, però non sempre. Rispettiamo i principi e il lavoro con il quale ci hanno insegnato che questo mestiere è conoscenza e sacrificio. Grazie a Paolo Gambescia. E proseguendo sempre in questa carrellata di direttori e di auguri che fanno al 25esimo compleanno del premio Ischia, adesso ascoltiamo quelli del direttore del TG3, Antonio Di Bella. Diciamo subito che la colpa è di noi giornalisti. Ormai non ci attaccano più soltanto i politici, cosa normale, ma anche i calciatori. Un centravanti ci ha definiti mezzi uomini. Eppure di questi mezzi uomini, di questi giornalisti, c'è estremo bisogno per raccontare quel che accade in Italia e nel mondo al di là dei comunicati ufficiali di governi o di comandi militari, basti pensare alla guerra in Iraq. Bene, chi può avere il fegato non soltanto di sopportare ma di premiare questi rompiscatole? Soltanto uno che il giornalista l'ha fatto davvero fino in fondo, Biagio Agnes, tra l'altro direttore proprio del TG3 in passato, il mio giornale. Ogni anno il suo premio Ischia dà coraggio, secondo me, a chi fa questo mestiere per il piacere di raccontare quel che vede, di resistere a spinte e pressioni, di essere apprezzato prima di tutto dal pubblico e dai colleghi. Chi non è d'accordo con la scelta di questi premi non si preoccupi. In ogni caso è colpa di quei mezzi uomini, di quei rompiscatole, insomma, sempre di noi giornalisti. Beh, simpatico e autoironico. Allora, abbiamo detto che è una serata anche di grandi omaggi, e un omaggio ritorna ad essere quello dell'amico che 10 anni fa, proprio qui a Ischia, ha battezzato una sua, come dire, seconda carriera musicale con l'Orchestra Italiana. Poi però si è convertito allo swing, adesso gli chiederemo perché, e in chiave swing, eccolo qua l'amico, in chiave swing, scusa, accomodiamoci anche qua al pianoforte, in chiave swing a un certo punto Renzo Arbero ha deciso di rivisitare alcuni straordinari successi italiani, dei classicissimi. Sì, ho
preparato delle canzoni d'epoca, visto che c'è come me della gente d'epoca, e quindi delle canzoni d'epoca. Le canzoni d'epoca sono le canzoni italiane che erano derivate dal jazz. Allora abbiamo ripreso noi con gli Swing Maniacs, questa è una piccola rappresentanza di questo gruppo, col quale ho già fatto un disco e adesso ne sto facendo un altro, abbiamo ripreso le canzoni, queste canzoni d'epoca. Io sono uno scarso pianista, lo dico subito, sono un pianista della domenica, di quelli che la domenica si mettono a fare. E, però loro sono molto bravi e quindi ci proviamo con queste canzoni. E questa è carina, guardate un po' che cosa ne viene fuori. Ascoltate. Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nel lotto e una casa avevi tu, le micine innamorate fanno ancora per te le fusa, ma la porta resta chiusa e tu non rispondi più. Fanno i bici in coro, maramau, perché sei morto. Pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa bevi tu. Fanno i bici in coro, maramau, perché sei morto, pane e vino non ti mancava, l'insalata era nell'orto e una casa avevi tu. Thank you.
chiama Two Fingered Piano, piano suonato con due dita. Grazie Renzo, no Renzo invece scusa, ho bisogno del tuo appoggio, perché andiamo a parlare di un argomento a te molto caro, che è quello della radio. Ah sì? Certo, perché la radio... C'è un premiato della radio. Esattamente, per introdurre proprio questa categoria, è perché la radio, voi sapete, quest'anno compie 80 anni, quindi abbiamo il grande compleanno della televisione, ma 80 anni fa nasceva l'URI, cioè l'Unione Radiofonica Italiana, e Renzo troppe ne ha combinate. No, non ero nato. No, però dicevo, troppe ne ha combinate in radio, cominciando da maestro programmatore di musica leggera, sì, che questa è la sua qualifica vera. Sì, ecco. Io sono entrato in RAI con regolare concorso, cioè. Credo che sia stato l'ultimo, caro dottor Agnes, a entrare con concorso. Ho fatto un concorso scritto e orale, maestro programmatore di musica leggera, compagno di banco Gianni Boncompagni. Eccolo là, vedi, è così che poi è nato il duo. Poi no? È nato il duo, eccetera, certo. Eccetera. E poi da lì è iniziata una carriera di radiofono. Adesso la radio è nel mio cuore. Mi dispiace che quest'anno non si festeggino gli 80 anni. Noi 20 anni fa, con Biagio Agnes, noi facemmo una trasmissione che si chiamava Cari amici vicini e lontani, dedicata ai 60 anni della radio. È rimasta, c'erano tutti, il quartetto Cetra, gli artefici della radio di allora, Silvio Gigli, Nunzio Filogamo, naturalmente Walter Chiari, Alberto Sordi, era un programma straordinario. Però premiamo la radio in questo momento e per premiare vi leggo adesso la motivazione di questa categoria. Il premiato è un giornalista ed un editore radiofonico di grande tempra. Ha saputo fare di una grande impresa una grande azienda al servizio della notizia. Giornalista dell'anno per la radio, premio Ischia 2004, Edoardo Montefusco, presidente di Radio Dimensione Suono, che sarà premiato da Ademaro Lanzara, vice direttore della Banca Nazionale del Lavoro. Vieni Renzo, che sei del gruppo. Lo conosco bene questo signore. Grazie. Buonasera, buonasera. Complimenti. Allora, veniamo qua al centro, ecco, è vero, la radio non si vede, invece la televisione sì, quindi bisogna essere ordinati nelle inquadrature, perché sennò viene male. Allora, vogliamo consegnare il premio. Grazie infinite, grazie. Ringrazio tutti. Grazie. Te ne posso andare? No, dai, rimani con noi. Anche perché, allora, parliamo di radio, di una radio che però è stretta nella nostra società contemporanea da tante voci, non c'è solo la televisione ma tanti altri mezzi di comunicazione, certo, aggressivi. Certo. E allora come si combatte e come ci si avvia verso il futuro? Diciamo, il futuro si sta avviando verso l'era digitale, non solo per la televisione ma anche per la radio. E io vorrei ringraziare la giuria e il dottor Biagio Agnes che ci ha voluto dare questo riconoscimento, un riconoscimento e un attestato di stima verso tutta la radio. E io dedicherei questo premio non solo ai giornalisti e ai conduttori di RDS, ma a tutti i collaboratori, i conduttori e i giornalisti di tutte le stazioni radio, nazionali e non. Viva la radio davvero e complimenti. Grazie, grazie a tutti. Noi ci vediamo dopo e ancora auguri al premio Ischia, questa volta da Saxa Rubra, dalla sede del TG1, ci arrivano gli auguri di Clemente Mimun. Tanti auguri per il 25esimo compleanno del premio Ischia, un caro saluto a tutti e un abbraccio particolare al patron del premio, Biagio Agnes, nostro antico maestro e anche direttore generale di questa azienda. Io ho avuto la fortuna in questi 25 anni di essere tra gli insigniti del premio Ischia, in quell'occasione c'erano anche un grande maestro del giornalismo italiano come Gaetano Feltra e un amico e un grande giornalista come Ferruccio De Bortoli. Qui nella torrida Saxa Rubra vi invidiamo parecchio, come direbbe un collega, vi restituisco la linea con tanta invidia. Allora il premio Ischia, oltre a riconoscere il lavoro di giornalisti ormai affermati da anni, addirittura abbiamo parlato delle nostre penne d'argento, riconosce però ogni anno anche il lavoro, anche ancora fresco, ancora giovane, di giovani professionisti. Ed è una sezione del premio che è dedicata alla memoria di Angelo Rizzoli. Premio Ischia in ricordo di Angelo Rizzoli per professionisti sotto i 35 anni, a premiare proprio delle carriere che stanno appena nascendo. E allora adesso vi leggo la motivazione di questo premio, che è la seguente. Giornalisti di razza col mestiere nel sangue hanno battuto sul tempo la notizia per entrare a far parte da protagonisti della grande famiglia dell'informazione. A consegnare questo premio sarà Andrea Rizzoli, un giovanissimo talento di famiglia, eccolo qua.
Buonasera, buonasera, che è già sceso, insomma, per così dire, nel lagone mediatico e che sarà il giusto premiatore per una sezione tutta dedicata a dei ragazzi che sono il futuro della nostra informazione. Premio Ischia in ricordo di Angelo Rizzoli per la sezione TV a Pierluigi Diaco di Sky, per la sezione Nuovi Media Federico Pini, TG Com, per la sezione Stampa Emanuele Farneti, la Gazzetta dello Sport, e per la sezione Stampa del Mezzogiorno a Dario Del Porto de Il Mattino. Ed eccoli qui i nostri magnifici quattro. Buonasera. Buonasera. Bravi. Complimenti a questi giovani giornalisti. Allora, ecco, cominciamo a consegnare i premi al... Allora, prego, Andrea, a Pierluigi Diaco, Sky. Complimenti. Grazie. A Federico Pini, TG Com. Grazie. Complimenti. Farneti, la Gazzetta dello Sport. Grazie. E Dario Del Porto, Il Mattino. Grazie. Grazie a queste, che non sono speranze, sono delle certezze del giornalismo giovane italiano, complimenti. Allora, accomodatevi, prego. Io volevo farvi notare solamente una cosa, perché quando abbiamo aperto abbiamo detto di una serata eccezionale anche per la sua bellezza proprio, no? Avete visto la luna? Com'è bella? Questa luna così piena, avete visto che luce che riflette qui sullo specchio d'acqua? Tra l'altro guardate com'è bella anche l'illuminazione della rocca, del castello, e qui noi dobbiamo dire grazie a Cea perché ci ha fatto questa pennellata di luce su uno scenario che è magico di per sé. Ecco, quella luna stasera la vogliamo raccontare, la vogliamo cantare con un amico che ritorna, con Massimo Ranieri. Vaga distrattamente abbandonato, l'occhio sotto capiello a nascondere, mani in tasca che va braizzato, vaga fiscarne stella caso asciuto, e a luna rossa ma parli te, il domani si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non ci sta nessuna, e chi amo non potete vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non ci sta nessuna. Mille più appuntamento aggiunto, tante più sigarette ha già picciato, tanta tazze caffè mi sono bevuto, mille bocchette la mano arce basato, e a luna rossa ma parli te, il domani si aspetta a me e mi risponde se io può sapere che non ci sta nessuna, e chi amo non potete vedere, ma tutta gente che parla te risponde tardi che può sapere che non ci sta nessuna luna rossa.
sarà sincera. Luna rossa, se ne chiudo la tassera senza mo risponde tardi che può sapere che non ci sta nessuna. Invece, leggiamo, o meglio ascoltiamo, il videomessaggio di auguri che ci arriva invece da Mauro Mazza, direttore del TG2. Ci sono molti premi, molte cerimonie, soprattutto d'estate, cultura, letteratura e spiaggia, vacanze, mondanità e giornalismo. Il premio Ischia si caratterizza, si distingue per il prestigio che lo accompagna da sempre, per l'impegno di chi lo organizza, e anche per il livello dei premiati, e anche poi per gli appuntamenti e gli approfondimenti che ne accompagnano ogni anno lo svolgimento. Poi ci sono i due poli del premio, il polo del premio alla carriera, che è una specie di incoronazione sul campo di chi tanto ha fatto per questo nostro mestiere, e il premio ai giovani, che è un modo di dire forza così ragazzi, i primi passi che fate sono quelli giusti. Grazie a Mauro Mazza. E lui nel raccontare delle categorie ha lasciato invece a me il compito di introdurre una categoria sempre molto importante in questo premio, che è quella delle agenzie di stampa. Le agenzie di stampa sono veramente il fronte della notizia. Pensate che in un'agenzia di stampa nazionale ogni giorno si battono circa 1500 dispacci, lì proprio è dove la notizia corre veloce, e oggi con i mezzi che ci sono di comunicazione veramente arriva in tempo brevissimo ai quattro angoli del mondo. E in questa categoria, ecco, cominciamo col premiare una giornalista a cui il premio viene dato con questa motivazione. Indipendenza ed umanità, due parole per raccontare la guerra, due modi di fare giornalismo nel segno della verità e del coraggio. Giornalista dell'anno per le agenzie di stampa, e quindi premio Ischia 2004, Samia Nakul della Reuters. Premiata da Luigi Caruso, presidente della Enterprise Digital Architects. Buonasera. 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 Vorrei che lei consegnasse subito il premio alla signora Nakul. Eccolo. Prego. Thank you very much. Grazie mille. Ma per questa sezione abbiamo un altro premiato. Il giornalismo come impegno civile, la professione come patto di obiettività, il mestiere come strumento di dialogo. Giornalista dell'anno per le agenzie di stampa, Erfan Rashid, ADN Kronos, premiato da Giancarlo Carriero, patron dell'hotel Regina Isabella di Lacco Ameno. Buonasera. Buonasera Rashid. Buonasera dottor Carriero. Ed ecco. Grazie. Anche per Erfan Rashid la consegna. Grazie. Del nostro premio Ischia. Grazie. Allora vorrei avervi, please come forward, vorrei avervi tutti e due qui.
Perché sono, ecco, due modi diversi, attraverso due agenzie altrettanto autorevoli e importanti, di raccontare la notizia. Allora, Samia Nakul è una palestinese nata in Libano e lei si trovava, è una delle giornaliste che si trovavano nell'Hotel Palestine quando ci fu il famoso bombardamento in cui il suo collega Taras Protsiuk perse la vita. Lei stessa fu ferita, ha dovuto subire un'operazione alla testa per togliere delle schegge che le erano rimaste. Quindi una donna che fa giornalismo veramente in prima linea. C'è qualche cosa di questa guerra di cui lei ha tanto raccontato e che ha vissuto in prima persona, qualcosa nel senso di questa guerra che ancora non è stato detto, forse non è stato capito in Occidente? Is there something in this war that maybe that you felt, that you saw, that maybe it hasn't been told so far or it hasn't been understood here in the West world? I think it's very difficult when you're covering the war in a war situation to tell the whole story immediately. I'm sure there are stories we didn't see, but what we did is basically we told the story of the people of the war, their suffering, the mood of a city under invasion, and the impact of this war on people. I think one thing probably we haven't been able to tell is the psychological impact of this war on the children of Iraq, which are the majority, and they are the future generation of the war. And probably the other thing is that we don't know why Baghdad fell so quickly, and we didn't know what went on behind the scenes. We could only see and report what we saw, and this only the history would tell us, you know, if there was any betrayal, who betrayed Saddam Hussein, what happened, and we still don't know. There are so many things we still don't know. Dice la signora Nakul che è molto difficile raccontare subito che cosa è successo, ma di tutta questa esperienza sicuramente, anche se si è cercato di raccontare la sofferenza di un popolo, forse non è stato abbastanza sottolineato la tragedia dei bambini, che saranno poi il futuro dell'Iraq. E forse c'è una parte della storia, per esempio per quanto riguarda la caduta di Baghdad, che ancora non si conosce completamente, di cui forse, chissà, solo il futuro ci dirà il vero retroscena, un po' come sempre succede, no? Devo dire, in tutti gli avvenimenti, solo col tempo si sapranno le vere cause. Invece con Rashid, lui ha un ruolo un po' particolare, che non è solamente di giornalista, ma quasi di mediatore tra due culture, perché ormai vive da tanti anni in Italia, pur portandosi come suo tesoro personale, no, una cultura orientale del suo paese di origine. Qual è forse l'anello mancante tra questi due diversi modi di vivere, di pensare, di essere? Ma l'anello mancante è la conoscenza. L'anello mancante proviene anche degli stereotipi nel guardare l'uno all'altro. E quello che manca in questo momento è di andare a fondo a vedere le cose e non guardare le cose con degli stereotipi, con delle posizioni già segnate, preconfessionate, direi. E quello che accade in Iraq, come raccontava ora Samia, viene visto sempre con un metro molto errato, e un evento come quello che è accaduto in Iraq, che ha sconvolto, sconvolgerà sicuramente, influenzerà a lungo quello che accadrà nel mondo, viene visto purtroppo molte volte con un metro sbagliato, con un metro di politica interna, senza guardare la specificità del caso iracheno. Grazie Irfan Rashid, grazie a Samia Nakul, complimenti davvero. Grazie. Prego. Ma prego, accomodatevi. Ma accanto a chi appunto racconta le storie, per esempio le storie di guerra attraverso le agenzie di stampa, ci sono quelli che poi sono, come dire, gli occhi della televisione, gli occhi della radio, gli occhi stessi dei giornali, cioè quelli che vanno sul posto con le loro telecamere, per esempio, a riprendere questi avvenimenti. Allora io adesso vorrei vedere insieme con voi Diario di guerra di Guido Cravero. Ecco, guardate. Immagini di un telefotoreporter, il suo occhio su una realtà che lui ha conosciuto così, con la mediazione del suo obiettivo, della sua telecamera, e che poi ci ha riportato in Italia e ci ha consentito di farci un'idea, di farci uno strumento di giudizio su un paese, su un popolo, su una situazione. Allora io vorrei proprio passare alla categoria del telefotoreporter dell'anno. Questa è la motivazione, una telecamera per entrare nel vivo della storia, due occhi per leggerla, un cuore per raccontarla. Giornalista dell'anno, telefotoreporter, Guido Cravero, TGR Rai.
premiato da Agostino Borselli, presidente Prestige Hotels. Buonasera. Buonasera, Cavero. Buonasera. Ecco, veniamo qui avanti e vogliamo consegnare subito il premio a Cravero. Auguri e complimenti. Grazie mille, un grandissimo onore. Grazie mille, arrivederci. Allora, dicevamo Cravero, una telecamera per essere gli occhi, la mente e il cuore suoi, ma di tutti noi che attraverso le sue immagini giudichiamo poi un avvenimento. C'è stata una volta in cui lei non ha avuto il coraggio, cioè di riprendere qualche cosa, di mandarci una testimonianza, perché forse troppo crudele, troppo dura, perché forse ha preferito voltare l'occhio e dire no, questo non lo riprendo? No, non mi pare. Alle volte non sono state mandate le immagini, non sono state inserite nei servizi perché troppo crudeli, troppo. Però riprendere sempre, perché credo che in guerra il dovere sia quello di documentare prima di tutto, e quindi no, mai. La ringrazio del suo lavoro coraggioso. Grazie. Ed importantissimo. Grazie. In sala con noi c'è appunto per la serie i direttori che questa sera sono a festeggiare il premio Ischia e questo importante 25esimo compleanno, Angela Buttiglione della testata giornalistica regionale. Allora, una task force, devo dire, notevole quella che circonda un direttore e che lei, come altri direttori di importanti testate, possono mandare in giro per il mondo. Per la verità non li mando io in giro per il mondo, perché io faccio informazione sul territorio, quindi esclusivamente in Italia. Li presto, tra virgolette, ai miei colleghi delle testate nazionali. E devo dire che sono molto molto orgogliosa dell'organico dei telecine operatori della TGR, perché la maggior parte, se non tutti, sono in giro per il mondo e soprattutto in Iraq a documentare ciò che accade. Grazie, grazie per il lavoro che fate, come sempre è un lavoro di team quello dei giornalisti. Allora adesso da un altro team importante, quello della 7, ci arrivano gli auguri del suo direttore Giulio Giustiniani. Un grande scrittore, Claudio Magris, qualche anno fa mi raccontò che il raro privilegio dei giornalisti è di non dover crescere. Lì per lì ci rimasi male, ma poi mi spiegò cosa voleva dire. In tutti i mestieri, via via che uno avanza nella carriera, occorre specializzarsi, restringere i propri orizzonti per far sempre meglio una cosa o poche cose. Solo i giornalisti invece possono inseguire le loro curiosità a 360 gradi in tutte le direzioni, un po' come fanno gli adolescenti. Questo è il bello di questo nostro mestiere. Eppure questi eterni adolescenti che sono i giornalisti fanno anche un mestiere importante e soprattutto fanno un mestiere spesso pieno di solitudine e di incomprensioni. È per questo che secondo me servono i premi come il premio Ischia, al quale auguro un felice compleanno, un felice 25esimo anno. I premi servono a far sentire i giornalisti poco soli, non è poco di questi tempi. Grazie, grazie per questi auguri. Vi posso leggere una notizia che parte adesso fresca fresca? Ve la leggo così. Ischia, notte di luna e stelle, l'ammiraglio della canzone si lancia nel nuovo giuramento del mare. Avanti tutta stavolta al ritmo dell'estate, por dos besos, Renzo Arbore. No se puede ir al mar, no se puede no. Thank you.
Grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buona estate. E ancora auguri, auguri al premio Ischia, questa volta da Studio Aperto. I tanti meriti del premio Ischia, quello che mi piace sottolineare da direttore giovane di una rete giovane, di un telegiornale giovane, l'attenzione proprio del premio Ischia per i giovani. È bello che è un premio che ha ormai tanta storia alle spalle, dei professionisti di cui compongono la giuria, con tanti anni di professione che hanno fatto la storia del giornalismo, abbiano questa attenzione per i giovani. Credo che questa sia l'attenzione ai giovani, l'attenzione alle future leve del professionismo, sia la migliore delle garanzie per mantenere quello che al premio Ischia sta tanto cuore, credo che a tutti noi sta tanto cuore, di mantenere e continuare libera e autonoma questa professione. Grazie a Mario Giordano. E passiamo adesso ad una categoria che guarda e getta l'occhio verso l'orizzonte, verso il futuro, verso i giovani giornalisti. Allora, la Regione Campania ogni anno assegna un premio al giornalista neoprofessionista, quello insomma che all'esame per diventare giornalista professionista si è classificato primo col punteggio più alto, quindi il più bravo. Questa è la borsa di studio della Regione Campania, premio Ischia 2004, che va a Paolo Bernacchio, che verrà premiato da Giuseppe Brandi, sindaco di Ischia. Buonasera. Buonasera, buonasera Bernacchio. E buonasera al nostro ospite, perché è lui che ci ospita questa sera in questo in questa bellissima cornice. Vuole essere così gentile da consegnare il premio a Paolo Bernacchio. Grazie, grazie. Veramente complimenti, perché è stato molto bravo, cioè quello che ha avuto il punteggio più alto di tutti. Poi già, voglio dire, esperienze fatte, la gavetta, la famosa gavetta che bisogna fare sempre, no? Sì, fortunatamente negli ultimi anni sono uscite queste scuole di giornalismo, io provengo da una di queste, consentono insomma di accelerare un pochettino i tempi, ma sicuramente ci preparano in maniera completa. E si arriva all'esame, quindi si arriva ad essere professionisti. Allora stasera, insieme ad un giovane giornalista, diamo una notizia fresca fresca che riguarda qualcosa che deve ancora succedere, diamo una notizia sul futuro. Il 17 settembre, vero? Deve succedere? Il 17 settembre festeggeremo il 150° anniversario dell'apertura del porto e in quella occasione conferiremo la cittadinanza onoraria ad una persona che ha dimostrato di amare la nostra terra come noi e più di noi, e si tratta del presidente Biagio Agnes. Presidente, questa è una bella sorpresa, Benissimo, io la ringrazio, signor Sindaco, grazie anche per la splendida ospitalità, complimenti. Allora,
Siamo arrivati al momento finale, che è il momento anche clou della nostra serata, perché siamo arrivati al premio internazionale, quello che ogni anno incorona, come più volte abbiamo detto durante la serata, il personaggio più significativo a giudizio del nostro gruppo di giurati dell'anno che è appena trascorso. Ed è un personaggio di statura internazionale, e quindi adesso io vado a leggervi la motivazione di questo premio. Fondatore del più letto giornale spagnolo, direttore di una testata che ha saputo farsi spazio per competenza e trasparenza, è oggi uno dei simboli più autorevoli della nuova informazione europea. Premio Ischia internazionale di giornalismo a Jesús Zeberio, direttore di El País, e gli verrà consegnato da una delle penne storiche del giornalismo italiano, editorialista della Repubblica, Mario Pirani. Buonasera Pirani, buonasera. Buonasera. Allora, vorrei che lei consegnasse subito il premio a Jesús Zeberio, direttore di un giornale veramente importante e molto sentito a Madrid, un giornale che quest'anno, come tutta la stampa madrilena, è stato, ha portato il segno di due grandi avvenimenti che hanno davvero caratterizzato la vita degli ultimi mesi di Madrid, due avvenimenti molto contrastanti tra di loro. C'è stato l'11 marzo con un momento di tragedia, di lutto nazionale, e poi invece c'è stato un momento rosa recentemente. Allora, cominciamo dal principio. Allora, l'11 marzo. Io voglio ringraziare questo premio. Io penso che è il riconoscimento di lavoro di tutti i giornalisti di El País, non un premio personale, un premio dei giornalisti di El País. Parlare in spagnolo. Il giorno 11 di marzo fu, sin duda, il giorno più difficile che le ha toccato vivere alla redazione del Paese. In questi 28 anni, il Paese è un periodico joven che acaba di cumplir 28 anni. In Spagna il terrorismo è un hecho desgraciadamente frequente. Allora, nei 28 anni di vita del Paese, quello dell'11 marzo è stata sicuramente la data più difficile che il giornale abbia vissuto, anche se in Spagna il terrorismo è purtroppo un fatto abbastanza frequente. Però la tragedia dell'11 di marzo è la tragedia più grande occurrida in Madrid desde la guerra civile. Dalla guerra civile non era successa una tragedia grande come questa? Bueno, toda la redacción, más de 100 periodistas trabajaron para realizar esta edición especial en circunstancias extremadamente difíciles, puesto que para muchos de ellos la primera respuesta era una respuesta de sentimientos que tuvieron que superar para dedicarse a fare il periodico. 100 giornalisti al lavoro per mettere in moto questa macchina giornalistica, con la fatica anche personale, il dolore personale, perché per molti la prima reazione fu una reazione emotiva, naturalmente, di partecipazione, no, al lutto. Y en segundo lugar tuvimos una dificultad. Nos encontramos con un gobierno que quería transmitir a la opinión pública una autoría de ese atentado que no se correspondía con la realidad. Los periodistas tuvimos que trabajar durante 3 días intensamente para investigar en contra de la dirección que apuntaba el gobierno, empeñado en que los autores del atentado eran los terroristas de ETA, cuando desde primera hora empezaban a aparecer algunos síntomas que apuntaban hacia el terrorismo islámico. E l'altra difficoltà era il fatto che i giornalisti per 3 giorni hanno dovuto lavorare contro le indicazioni che arrivavano dal governo, che puntavano verso un terrorismo di firma ETA, mentre invece cominciavano ad apparire indizi che puntavano verso il terrorismo islamico. Concretamente ese mismo día el presidente del gobierno, entonces presidente José María Aznar, me llamó 2 veces. En los 8 años anteriores solamente me había llamado otras 2 veces, y las 2 llamadas fueron para insistir
en que los autores del atentado eran terroristas de ETA. Creo que es la situación en la cual los periodistas tienen menos mecanismos para defenderse de la voluntad de un gobierno que no quiere reconocer la verdad. E in quei giorni fu chiamato due volte dal Presidente del Governo, dice che negli anni precedenti l'aveva chiamato in tutto altre due volte, insistendo sulla direzione delle notizie verso una responsabilità dell'ETA, e quindi questa era una situazione di lavoro veramente difficile per un giornalista. Rispetto della boda, son dos hechos totalmente diferentes. De todas maneras, todavía el día de la boda del príncipe de Asturias con una muchacha joven, moderna, profesional, había sido el rostro del telediario de la noche durante muchos años, durante varios años. Ahora ha pasado al otro lado de la cámara. Todavía ese día, el 20 de mayo, el miedo a un nuevo atentado era tan grande que las imágenes de televisión retransmitieron casi más policías que público siguiendo el paseo de los nuevos príncipes de Asturias. Il secondo avvenimento registrato dal Paese è stato quello del matrimonio reale, con, come sapete, no, con Letizia, con una giornalista che era il volto del notiziario della notte. No? Sì. E, però anche lì, in una giornata di grande festa, grande era la paura di un attentato, per cui le immagini televisive mostravano quasi più polizia che non pubblico festante adunato per vedere i due nuovi principi. Comunque, voglio dire, due grandi avvenimenti, vedete, di segno molto diverso per un grande giornale che, voglio dire, la Repubblica e il Paese forse qualcosa in comune ce l'hanno, in quanto loro sono venuti da voi a un certo punto, no? Somos hermanos gemelos. Siete fratelli? Siamo fratelli, sì, gemelli, perché noi siamo nati 3 mesi prima, credo. Sì. Due fratelli gemelli che sono cresciuti assieme con molta simpatia reciproca e anche con molto aiuto reciproco molte volte. Allora io direi che con questo gemellaggio, no, tra due testate, un italiano e una spagnola così importante, sia bello chiudere proprio la serie delle premiazioni riconoscendo il valore di un giornale e di un direttore che ha seguito tutta la vita di questo giornale, perché c'era sin dal principio, dal 1976, no? Quando è cominciata tutta l'avventura, c'era Jesús Tiberio, e poi pian piano è diventato direttore del giornale. Per cui davvero congratulazioni per questo premio. Grazie, grazie. Grazie a lei. Prego. Allora, noi adesso stiamo per salutarci, perché il premio si conclude qui, ringraziando tutti coloro che ci hanno aiutato anche a rendere bella questa serata, come, ecco, salutiamo, vogliamo ringraziare anche la signora Teresa Armato, no? L'assessore che ha reso possibile, ecco, insieme con la Regione Campania, questa serata. E ci prepariamo adesso a vivere quest'estate, forse portandoci appresso qualche buon libro e sicuramente portandoci appresso i nostri giornali, che rimangono i compagni della nostra quotidianità, perché ogni giorno, ovunque noi siamo, comunque vogliamo continuare a sapere che cosa succede nel mondo. E io vorrei lasciare con un pensiero di Indro Montanelli. Abbiamo detto, due volte premiato qui a Ischia, no? Cominciate la prima volta proprio all'inizio del premio Ischia nel 1980, pensando proprio alle ferie dei giornalisti, e lui disse: quando il direttore di un quotidiano va in ferie, corre il rischio che le vendite del giornale in sua assenza diminuiscano, ma ne corre uno maggiore, che aumentino. Con questo pensiero io vi auguro buone vacanze a tutti i lettori e giornalisti, e vi lascio invece con un grande bacio, un bacio a tutti, che però vi viene dato in maniera più bella e poetica, in napoletano, da Massimo Ranieri. Agro nell'aria fresca, cadore ma varoso, e tu dormen stai, goppasti fronne rosa, o sola poca
giardino sponda, o vento passa e vasa, sto ricciolino l'infronta. Io te vorrei basar, io te vorrei basar, ma ancora non mi dici e ti scelta, e ti scelta. A dormire vicino già tu non ora morire, non ora morire.